Noi sappiamo che finalità vittoriana i capelli dovevano essere assolutamente lunghi. Spesso arrivavano al polpaccio. E voglio essere buona, perché in alcuni casi anche alla E poi negli caviglia. anni 20 invece c'è questo cambiamento. Ecco, questa è Louise Brooks. Siamo appunto negli anni 20, abbiamo questo taglio a caschetto corto, geometrico. E abbiamo queste sopracciglia molto lineari e molto sottili. Il taglio corto era un segno di volontà, in qualche modo di emancipazione. Come a dire, sono una donna, comunque un taglio femminile, si vede, sono una donna, ma voglio insomma la libertà sociale che finora è stata appannaggio degli uomini, visto che sono capace. Abbiamo capito con la prima guerra mondiale di essere capaci di fare gli stessi lavori dell'uomo. Quindi mandava proprio un messaggio particolare. In più si scopre il collo e la nuca. Questo è importante perché il collo e la nuca sono due parti del corpo femminile molto sensibili e legate comunque in qualche modo all'attrazione. E quindi scoprendole si levava un po' questo mistero, ecco, in qualche modo. E arriviamo poi con gli anni 30. Negli anni 30 il taglio cambia di poco, in realtà sono comunque capelli corti, ma leggermente più lunghi, comunque è sempre a livello nuca, non si arriva alla media altezza, non si arriva alle spalle. Però si ammorbidisce, abbiamo insomma qualche boccolo, qualche onda. Questa è per esempio Ginerlo e ha queste sopracciglia molto particolari, oltre al taglio di capelli. Allora, Ginerlo per lo più è stata bionda. Se volete vedere le immagini di Ginerlo, la trovate per lo più color platino o comunque un biondo molto molto chiaro, anche perché le foto erano in bianco e nero, quindi. E pare che la sua parrucchiera fu la stessa che tinse anche Marilyn Monroe. Una Ah, non piccola chicca. sapevo. Sì. Infatti era proprio Marilyn Monroe voleva quel biondo di Ginerlo, perché comunque era, mi pare, se non ricordo male, il suo mito. Effettivamente come tempistiche ci siamo. Abbiamo queste sopracciglia anche molto sottili e abbastanza alte, almeno così pare in questa foto. Le sopracciglia sono molto importanti perché? Perché comunicano a seconda della loro altezza. Quando sono molto basse indicano aggressività, infatti le sopracciglia basse, scusate, sono per lo più maschili, mentre le sopracciglia alte indicano per lo più sottomissione, innocenza e infatti sono più femminili. Arriviamo agli anni 50. Allora, sappiamo fra insomma, fine anni 30, metà anni 40, seconda guerra mondiale, di nuovo le donne sono chiamate a svolgere anche lavori maschili e si ritorna a questa volontà di indipendenza e di emancipazione e si rivede questa cosa anche nei capelli. Non siamo più, come abbiamo visto prima, con un taglio di capelli molto geometrico, anzi, qui il taglio diventa più morbido, con la messa in piega più morbida, ed è anche leggermente più lungo. Ritorniamo a livello nuca, ecco, insomma, comunque collo. È più naturale È più naturale. rispetto al prima, siamo davanti più a una visione della donna più naturale, Sì, soprattutto ecco. anche per le Meno ciglia. estremistica, diciamo, di quello degli anni 20. Queste E viene dato crescenti, anche dalle sicuramente. sopracciglia, perché lì le sopracciglia sono normali, quindi danno Esatto. un viso dolce. Questa è Crescelli, ha sicuramente un aspetto molto più elegante, almeno secondo me, poi mi sbaglierò, molto più rassicurante e meno aggressivo, ecco, questo sicuramente. Mentre negli anni 20 è andato veramente un'impronta molto forte, anche perché ricordiamolo, gli anni 20 erano gli anni del cinema muto. Cosa vuol dire? Che le espressioni non si potevano percepire dalla voce, ma dal trucco, dalle espressioni facciali. E infatti, gli anni 20, gli anni 30, se andiamo a vedere il trucco cinematografico, è tanto, tanto pesante.
appunto per questo motivo. E sicuramente non solo quello cinematografico, ma tante donne avranno emulato quel trucco di quelle attrici che di naturale non aveva proprio nulla, assolutamente nulla. Arriviamo agli anni 60. I capelli si accorciano ancora di più, almeno in una variante, perché ce ne sono due di varianti di capello corto negli anni 60. E questa è Audrey Hepburn e abbiamo un po' questo taglio alla maschietta, elegante, comunque sbarazzino, molto pulito e curato. E sono capelli corti, effettivamente, non abbiamo più le onde romantiche, ecco, per così dire, o in qualche modo sensuali. Ma c'è anche un'altra variante degli anni 60, cioè il taglio alla leonessa. Questa è Virna Lisi e abbiamo questi capelli molto voluminosi e con queste onde. Sono ancora corti, ma comunque non rinunciano a questo effetto molto grande sensualità e femminilità. Io direi anche di stare attenti con questo taglio perché sai la lacca che c'è sopra? Dobbiamo andare in giro con la scritta "Non accendete fiammiferi nelle vicinanze". Esattamente. Abbiamo parlato insomma di questi canoni estetici che sì, sono cambiati nel tempo, ma molti di questi canoni sono rimasti un po', sono ancora molto attuali e determinano ancora una certa attrattiva. Ora chiediamoci, cosa vuol dire? E qui entra in gioco il lavoro di Francesca Ceresani, come vi dicevamo prima. Cosa vuol dire quando una persona è molto legata ai canoni estetici e li ricerca in modo In ossessivo? modo Bravo. ossessivo. Ecco, cosa vuol dire? Vuol dire che con tutta probabilità è narcisista. Vabbè, allora intendiamoci. Adesso non è che siamo nell'era Dell'immagine. nell'era che produce più narcisisti in assoluto. Esatto. Quindi di conseguenza non c'è da stupirsi. Adesso non è che tutti quelli che si tengono in ordine, mettiamola così, No. facciamo un discorso, siano narcisisti, eh. Chiaramente una sistemata, un voler apparire in modo gradevole è una cosa anche normale e sensata, ecco, anche a livello sociale. Però quando questo diventa un'ossessione, può essere un problema. Cos'è il narcisismo? Intanto il narcisismo è un disturbo della personalità, quindi non è una cosa proprio leggera leggera, ecco. E in pratica si investe tantissimo sulla propria immagine, ma questo non vuol dire che si investa sulla salute, anzi, spesso il narcisista preferisce star male piuttosto che apparire non eccezionalmente bello, comunque con un'immagine diversa da quella che vorrebbe avere. E questi narcisisti negano i sentimenti che sono in contrasto con l'immagine che seguono. Ripiegato su se stesso, cioè non vede il mondo esterno, non prende in considerazione i sentimenti degli altri, ciò che a lui interessa è soltanto se stesso. La propria immagine, come appare? Proprio universo, quindi la propria immagine, quello che riguarda sé, anche i propri sentimenti, andando anche magari a distruggere per avere arrivare su un suo benessere, una sua soddisfazione, le persone che ruotano intorno a lui. Esatto. Allora, Ma bisogna anche pensare. essenzialmente perché è anche questo è sinonimo anche di debolezza, cioè non voglio far vedere chi sono realmente, io non voglio espormi e quindi distruggo se tu ti avvicini troppo o comunque sia entri nel mio campo, ti distruggo, prendo da te quello che posso e poi ti scarto. Sono Non persone so, che è una un po' questione brutale l'ho messa.
di mancanza di sicurezza. Le persone narcisiste sono persone decisamente insicure, quindi cercano di appropriarsi in qualche modo o di distruggere, forse anche meglio dire, le sicurezze degli altri. Quindi, allora, però dobbiamo un attimo dire che ci sono più tipi di turbe narcisistiche, ce ne sono cinque che furono distinti da Lowen, e con diverse gravità. Secondo Lowen c'è il carattere fallico narcisista, c'è il carattere narcisista, il carattere borderline narcisista, la personalità psicopatica e la personalità paranoide. Quindi addirittura la persona paranoide ha l'impressione che tutti siano nemici, quindi veramente immaginiamo quanto possa soffrire effettivamente questa persona. Che sia anche una qualche perdita in pratica di se stessi. Beatrice Sissi, lei per esempio è un chiaro esempio di narcisismo, perché curava tantissimo il suo corpo, andava moltissimo a cavallo, faceva molti sport, ma di base aveva un'alimentazione sbagliata e aveva appunto anche questi capelli lunghissimi che sicuramente le avranno causato anche mal di testa e cervicale, dolore alla cervicale. Quindi era proprio un esempio lampante di narcisismo, ecco, per dirla tutta. Infatti lei per una certa età non si è fatta più ritrarre perché la sua pelle Ottimamente. invecchiò Magari il suo corpo faceva velocemente. anche ritrarre, chiaramente vestito, perché comunque va un punto vita strettissimo, non arrivava a 50 centimetri di girovita lei, addirittura. E sì, però si nascondeva il volto, perché chiaramente stando all'aria aperta per molto tempo, stando al sole, aveva le rughe, in poche parole, si nascondeva il volto con una veletta, con un ventaglio, cercava in tutti i modi di non farsi vedere. O addirittura, praticamente, chiedeva al fotografo di fare l'effetto Photoshop. Già allora, va Esatto. bene, l'effetto Photoshop ci sta, lo usiamo anche noi oggigiorno, ci sta, logicamente. E dai, finché non è troppo, finché non è l'effetto faccia di gomma, ancora ancora. Bene, non stiamo parlando adesso di Sissi, quella volta la faccia di gomma era difficile crearla. Anche se però c'erano quelle fotografie che venivano ritoccate, in quale sembravano, no, per fare le conciotte più rosse, per dar Sì, colore alle con delle labbra. ombre, dei colori anche. Sì, è vero, I primi Photoshop, sì, che ci è vero. vai Ma a pensare. anche pittori che magari ritraevano delle nobildonne, mica potevano permettersi di mostrare la nobildonna con le rughe o con degli evidenti problemi estetici, dovevano per forza renderle più carine possibili, ecco, più gradevoli. Come oggigiorno, no? Magari ti aspetti una persona dalla foto e poi te ne trovi un'altra. Sempre Sì, ecco, non è cambiato nulla effettivamente. quella. È sempre quello. Va bene, dai, siamo arrivati alla fine di questo primo appuntamento e vi ringraziamo dell'attenzione, sperando di avervi un po' anche divertito. E se avrete qualche idea per qualche tema particolare, per qualche spunto, fateci sapere magari nei commenti, perché valuteremo e magari saremo felici di. Accontentarvi. Esatto. Ciao. Alla prossima e arrivederci. Buona giornata.